Salve, sono il collaboratore virtuale dello Torino, dottor Luciano Bencivenga. Avete prurito ad un orecchio e vi viene voglia di grattarlo spesso? Sentite l'orecchio pieno o attato? Avete una certa diminuzione dell'udito da quell'orecchio? Allora potreste avere un fungo del canale uditivo esterno. Le muffe penetrano facilmente nel condotto dell'orecchio e possono trovare la spinta a moltiplicarsi in condizioni particolari, come calore, umidità... Desquamazione abbondante in pazienti con otite eczematosa o esterna che fanno uso di antibiotici locali, fuoriuscita di secrezioni croniche dall'orecchio, scarsa igiene locale ed altro. L'otite con mal d'orecchi si determina quando, quasi sempre, in seguito a grattamento, si verifica una sovrinfezione batterica. Il prurito è il sintomo predominante, è di solito da un lato solo, scarsa è la fuoriuscita di liquido dall'orecchio, ma. Se vi è associazione batterica, la secrezione può essere notevole. A volte si associa un quadro di otite esterna diffusa con dolore all'orecchio. Per prima cosa è necessario che il paziente venga visitato con attrezzature moderne come la videotoscopia e non con vecchi strumenti ormai caduti in disuso. Ecco come si presentano un normale condotto di tipo esterno ed una membrana del timpano perfettamente normali. La membrana appare trasparente e tesa in condizione di riposo. In fase di compensazione con la manovra di valsalva appare invece mobile e rigonfia. Nelle successive sequenze filmate si possono vedere condotti uditivi esterni con diverse forme di fungo o micosi. Queste muffe, crescendo, sottraggono liquidi alla pelle dell'orecchio e ciò provoca prurito e diventano nel contempo visibili sotto forma di lanuggine o di infiorescenze di colore variabile, dal bianco al grigio nerastro, a secondo della specie in causa, aspergilli e candide associate o meno a batteri. In queste altre sequenze possiamo vedere condotti uditivi esterni affetti da micosi prima e dopo il lavaggio auricolare, necessario a rimuovere gli ammassi fungini. Come potete notare, dopo il lavaggio auricolare, la pelle dell'orecchio appare macerata a causa della sua infiltrazione da parte del fungo. Intenso e prolungato è il trattamento locale con farmaci antimicotici. C'è da ricordare che il fungo è molto sensibile ai farmaci specifici, ma le spore sono invece estremamente resistenti. Centinaio all'anno sono i funghi dell'orecchio che giungono alla mia osservazione, non diagnosticati o trattati con farmaci non idonei, ed il più delle volte le diagnosi ricalcano sempre lo stesso copione. Vedo l'orecchio arrossato, infiammato. Metta queste gocce nell'orecchio. Quindi, la solita raccomandazione è quella di farsi visitare sempre da uno specialista autorino, attrezzato con apparecchiature moderne, e di farsi rilasciare sempre una documentazione fotografica e filmata prima, durante e dopo la cura. Speriamo che questo video vi sia stato utile. Vi invitiamo a visionare gli altri video del blog Otorino Ostia Ladispoli su YouTube, dove troverete sempre notizie utili riguardanti le patologie più comuni in Otorino Laringoiatria. Arrivederci ai prossimi video!